Nella seconda giornata del campionato di Serie C maschile regionale, la Ibosea Udas riscatta l'episodio perso ad Altamura battendo per 3-0 il Treliciuma Super Volley con i parziali di 25-19, 25-18, 25-21. Prima sconfitta per la Libera Virtus Cerignola nella seconda giornata della Serie B2 femminile. Le ragazze, guidate dalla coppia Drago di Lucia, sono state sconfitte in trasferta dall'Orecom Salerno per 3-0, 25-16, 25-21, 25-17. Per tutti gli approfondimenti, Radio Sport e la giornata, oggi alle 18.